Ciao lettori, bentornati alla video recensione del venerdì. Quest'oggi vi parliamo di un libro da cui hanno tratto un film che secondo me è molto più famoso del libro. E stiamo parlando di Jules et Jim, film di François Truffaut e libro di un tale Dandy che l'ha scritto veramente oltre i 70 anni, Rocher. Vale. Adesso l'ho fatta bella, ma spiega il vero motivo per cui volevi parlare di questo libro. Fai ridere chi ci segue da casa. Allora, una volta ho visto su YouTube un filmato in cui un professore del Politecnico di Milano raccontava com'è che si modellizza numericamente l'amore. Cioè, quali equazioni differenziali vanno scritte per poter riprodurre i comportamenti amorosi delle coppie e dei triangoli e che ne so. E lo hanno testato, questo modello, che pare funzionare benissimo, proprio sul libro, non sul film, sul libro Jules et Jim. Quindi, Gioia, quando poi un libraio della Feltrinelli mi ha detto che secondo lui Jules et Jim rappresenta la summa dei rapporti amorosi e delle tipologie archetipiche degli uomini e delle donne, ho detto, beh, allora dobbiamo leggerlo questo libro. Esatto, non è merito dell'antropologia, della filosofia, dell'etica, no, dell'ingegneria che ho studiato i rapporti d'amore. Ma per fortuna c'è l'arte, ci sono i film, ci sono i libri e vabbè, l'ingegneria anche, va bene? Comunque, allora, io ho visto il film, non ho ancora letto il libro, ma devo dirti che dopo aver apprezzato il capolavoro di Truffaut, mi è venuto proprio desiderio di leggere il libro e ritrovare Jules, Jim, Catherine, che è la donna che si inserisce tra i due amici. Quindi, secondo te, questo libro... Allora, io non l'ho amato da morire, a dir la verità, nel senso che ho sentito un po' che questo racconto è un racconto in qualche misura datato e appartiene al vissuto dell'autore, cioè dà l'impressione di essere un po' in diario, e in effetti era stato scritto dall'autore in prima persona inizialmente e poi l'ha trasposto in terza per renderlo un po' più romanzo. Quello che è veramente notevole è come si è riuscito a raccontare in modo quasi anche semplice, veloce, abitudinario, una storia in cui due uomini davvero si scambiano, si contendono, si dividono la stessa donna, questa Katie, si chiama Katie nel libro. Katie nel film. Che sposa uno, ma poi in realtà amerà sia il primo che il secondo amico, cioè sposerà Jules, ma di fatto riuscirà ad avere una relazione anche con Jim. Jim che nella trama di questo racconto rappresenta proprio l'autore. Jim è Rocher, l'autore, ed è, diciamo, il personaggio maschile affascinante, seduttore, davanti al quale tutte le donne cadono a terra innamorate, invece Jules è quello un po' più sfigato, che se le sposa le donne, le vuol far felici, a costo anche di lasciarle ad un altro uomo, e quindi effettivamente potrebbe essere, dico potrebbe perché a me non è mai capitato nemmeno di conoscere queste situazioni, però devo dire che pensando poi all'epoca in cui tutto ciò è accaduto, cioè prima della Seconda Guerra Mondiale, erano veramente degli arditi questi scrittori, perché i due protagonisti sono Henri-Pierre Rocher ed un suo amico tedesco che era uno scrittore innamorato appunto di una donna che non vi possiamo raccontare bene le cose, però insomma il finale è veramente strepitoso. Ma volevo dirti che il regista François Truffaut trovò questo libro in un mercatino tipo proprio dimenticato da tutti, lo lesse e si innamorò, ma questo libro, che era l'opera prima di Rocher, che l'ha scritto appunto in età avanzata, non è che ebbe così gran successo, ma Truffaut se ne innamorò talmente tanto che a 30 anni girò il film che lo rese poi celebre, autore della Nouvelle Vague. E purtroppo Rocher morì 2 anni prima di poter vedere sul grande schermo la sua opera letteraria diventare un film famosissimo. Io devo dirti che ho trovato molto affascinante l'interprete femminile di Jules e Jim, oltre ai due maschi, ma devo dire che la vera forza trascinante della storia di Jules e Jim è lei, è Catherine, perché in qualche modo riesce a modificare la traiettoria della vita dei suoi due amanti. E vorrei proprio leggere il libro per ritrovare e trovare anche qualcosa di più forse di questa donna, della passionalità di questa donna nel libro. C'è o è una Catherine diversa? No, hai ragione, è una donna piuttosto bizzarra. Leggo qui: una notte Katie si nascose dietro un cespuglio e saltò all'improvviso con tutto il suo peso al collo di Jim, che fu lì per svenire. Si resero conto che il cuore di Jim non era a tutta prova.
Cioè, effettivamente questa follia del vivere si sente moltissimo in questo libro. E quindi, che ne sai, magari può venire voglia di avere un triangolo amoroso, così, la diciamo così. La diciamo così. No, allora, leggiamo, adesso fate quello che volete, comunque questo libro lo consigliamo sicuramente per stimolare la passionalità ad lettrici o lettori che hanno voglia di leggere magari il libro perché hanno già visto il film e hanno sicuramente voglia di essere introdotti in questo ménage à trois che è sicuramente mosso da una grande passione, una grande vitalità ed anche essere immersi in una storia d'altri tempi, perché stiamo parlando comunque di metà Novecento e anche i primi del Novecento. O che come me vogliono vedere se il modello del professore del Politecnico di Milano sulla teoria dell'amore può funzionare. Bene. Anche sì, c'è qualche ingegnere che sappiamo che ci seguite voi ingegneri, bravi, bravi, allora bene, grazie, buona lettura e andate a scrivere formule matematiche. Eh sì, ciao! Così.